Buongiorno. Di solito quando mi venite a suonate perché si parte per un viaggio incredibile, questa volta no. Semplicemente andrò a fare un giretto in montagna con i miei amici, visto che finalmente è zona gialla e ci si può muovere. E visto che così finalmente posso sfruttare questa telecamera per fare un video dove si vede qualcosa di decente. E non me che vado a fare la spesa al Lidl che, per quanto entusiasmante, sicuramente non è un bel vedere. Quindi, finita la colazione a base di gocciole non originali, partirò per andare a incontrare i miei amici. Questo giro sono da solo, quindi non c'è Erika e non c'è Zoetta. Ma ciao, Ciao, videocamera! sono qua con Manuel, stiamo aspettando Erika e Francesca, che avevano Ma detto alle ore 9 sono sempre in e sono le ritardo. 9.06 Sono e io. ritardataria. In realtà io ho visto 9.04 e ho detto, non sono arrivato in orario, però vabbè. Ah, quanto è bello arrivare in orario quando la destinazione è casa tua. Grazie. Easy. Vabbè, li aspettiamo e vediamo. Ci siamo ricongiunti con Erika e Francesca Andava con la e macchina, io non so perché è andata con la stiamo andando da macchina. Marco. Andava a parcheggiarla sotto i parapiedi. Andava con la macchina e ogni volta c'era la coda, quindi si fermava con una salita così e doveva ripartire. Uno zaino prendilo. Cucù. Ciao Marco. Ciao. Marco ha fatto un trasloco. Ah, se vuoi i tuoi cosi dovrebbero essere sotto finiti di stampare. Ah. No, questo si è già rotto, Abbiamo credo. l'ingegner Marco che ha stampato in 3D un supporto per la Osmo su mia richiesta e ora lo stiamo. Togliendo i supporti. Uno. Sì, lo sto facendo alla buona, ma tanto poi te lo ristampo Vabbè, ma no. in quello nero. Ma sì, ma va bene. Quanta plastica devi consumare? Se va bene, va bene anche viola. Ma questo fa abbastanza cagare come filamento, infatti si sta già rompendo soltanto a togliere. Bene, vabbè, vediamo allora. Non se ne vogliono Con andare magica decente. stampante 3D. Con cui stampi cose, con cui stampi un'altra stampante 3D. Più o meno. Vabbè, non è venuto. Tutti e due i supporti non sono venuti via bene. Vabbè, proviamo. Vediamo semplicemente se ci entra. Ho cambiato macchina per la mia sopravvivenza, perché guiderà Erika dall'altra parte. E quindi mi trovo con Arturo, Luigi e Alessia. Che stanno facendo benzina. Dov'è Luigi? Non lo Anche vedo. se accende la tosina verde vicino Ah, a è là. quello che Vicino ci sono qua. Che fastidio, guardate la luce verde. Non Non ho mai avuto tutta questa difficoltà per siamo. pagare comunque. Abbiamo trovato subito un divano. Già, sa Marco. Anch'io ho fame, in effetti. Non ho fatto questa colazione così. Sì, effettivamente Marco non è mai nudo, quindi possiamo riprendere. Marco in modalità Montanaro. Io ho paurissima, cioè sono curioso anzi di vedere la riduzione del rumore del vento, perché c'è un bel po' di vento, quindi chissà come si sente poi. Io mi sono messo il copricollo, però per il resto non sono tanto pesante, perché non fa freddo. In realtà c'è solo il vento. Io mi sono messo il cappello per il vento, infatti. Ma tanto appena inizi a camminare inizi ad aver caldo. Allora, non si disturba il pascolo, eh? Mi Come no? raccomando, Io volevo andare dalle niente mucche. C'è disturbo al scritto. pascolo. Ma io voglio andare dalle mucche. Ma puoi, basta che non le disturbi. Puoi andare, ma non puoi disturbare. Se non puoi punzecchiarle così. Ehi, mucca. Mucca, mucca, mucca. Hey!
trovato. Tra tutte le bellezze di cui abbiamo bisogno, una mente serena e tranquilla è la più importante. Ah. Pure la di filosofica. È super morbido. Oh, è un cuscino. Sono microtorrenti. Allora, i pigri, cioè nessuno, perché erano in gruppo ma sono andati, sono rimasti qua, gli altri sono andati là, quindi li seguirò. Se non cado e muoio nel frattempo. Che è abbastanza in pendenza. Mi arriva l'aria con l'acqua della cascata. Allora, che faccio io del previsto? Sembra che abbia la barba. Che bella barba che hai, vai, più lunga della mia. Per roscia baba. La voglio io la barba rossa. No, io la voglio. Io un pochino rossa ce l'ho, ma poco. Si vede solo al sole. No! È proprio la palla che mi ha fatto scivolare. Non ti ho preso mentre cadevi. E vabbè. Sì. Manca una parete. È un deorne, pensi. C'è anche una casetta. Sarà di qualcuno. Entriamo e la esploriamo. Quella è abbandonata. Motivo in più per entrare ed esplorare. Sembra molto stabile, soprattutto queste belle scale. Queste scale. Però sotto potremmo andare. Eh sì, perché questo è ancora esterno. Questo è ancora esterno. Quando mettiamo piede dentro, brum, crolla tutto. Probabilmente sì, con un calcio la butti giù questa porta. In che senso il calcio? Però... che gli tiri un calcio va giù. Anche se ci sono due lucchetti. Quindi cosa c'è di bello? Bello. Non devi usare Instagram per fare le foto. Figo questo luogo. E dopo aver esplorato questa casetta pericolante, anche se solo al pieno terra, proseguiamo per il nostro impervio, imparvio, impevio, impuro, no? Viaggio. Montanaro esperto. Ah, c'è vento. Si strappano le labbra.
È vero il link del tuo. Ah, è vero. Era un po' deprima, perché questo è un po' di dipende quanto spazio c'è tra una trave e l'altra, no, perché se metti un piede da una parte e un piede dall'altra. Qui tedeschi l'avrei fatto, ma non c'è manco la ringhiera. Effettivamente sì, effettivamente. Con la ringhiera l'avrei fatto, se no no. Oppure ti dico che cosa. Da qua non riesco. Arrivi in mezzo, donna. Arrivi per terra. O fai un salto lunghissimo. A lanciarti. Proprio a lanciarti. Che crolla giù e ti ritrovi appeso dall'altra parte. Così non puoi tornare indietro. Quel pazzo è passato dal ponte rotto. È pericolosissimo quello che deve fare. No, io aspetto, se passano passo, se no non passo. Non faccio avanti e indietro. Ma in effetti un po' di cura c'è. Ma ne di là. Se vogliamo passare che andiamo passo, se no aspetto e non faccio avanti e indietro. Non può te. No, ma riesco, perché comunque si passa da lì, è facile. Passando così si riesce, non è un problema. Siamo tornati indietro. Troppa aria in tutti i poggi. Sì, qua è riparato. Ti serve. Se no lo facciamo nella grotta. Se no facciamo un attimo due passi, se troviamo qualcosa ci fermiamo, se no torniamo qua. Soprattutto adesso il ponte. Puoi dire di aver attraversato un ponte. Un ponte pericolante. No, in realtà non era pericolante, era solo rotto. Che la parte più spaventosa era. Però non puoi dire di aver. Perché poi il legno era super. Super a posto. Quindi. Siamo saliti in 12, non è successo niente. Io non posso capirlo perché non soffro di vertigini. Ma neanch'io, cioè io solo se non ho appoggi o robe, ma lì dato che avevo sia le mani appoggiate che i piedi tutte e due ero tranquillissimo. Non mi ha dato neanche fastidio. Danno quelle tortale, se non c'hai nulla per tenerti, c'hai il vuoto sotto, il cervello dice che cazzo stai facendo se cadi muori. E quindi allora vuol dire che proprio zero, non soffro per niente. Ci credo. Non cadere pure tu però, Ok, wow. Allora, qua gli nostri ingegneri hanno preso un ramo e l'hanno utilizzato per fare l'impiccato. Non impiccare le persone però. Però volendo una persona molto bassa si potrebbe impiccare. Marco. Credo più bassa ancora di Marco. E poi c'è Tru che sta facendo la bassa manovalanza con Marco. Perché? Mamma mia, mi ha tremato tutto fino qua. Effettivamente questa si muove. Ma è perché. Che cosa? Che cosa di merda che si sposta? Che cosa? Ma che muove schifoso! Non si vede, sicuramente non si vede, ma beh. Che stai sul passaggino. Fra, ma perché questa amichevolezza verso i ragni? In realtà gli sta dando fastidio. Fra, lasciali in pace. Perché questa fastidievolezza verso i ragni? Ma io uno o due in casa quest'estate li tengo volentieri. Ma tu non eri super anti-ragno? Sì, ma sono anche super anti-zanzare. Sì? Ah. Ma con le zanzare puoi usare. Guarda, se proprio devo scegliere preferisco la zanzariera. Io ho preso un'ottica comunque. È importante. Per il ricambio di ragni. Il? Il ricambio di ragni, perché dopo un po' che un ragno sta in casa e si mangia le zanzare, cresce. E poi diventa troppo grande e non mi sta bene, perché poi mi usurpa la casa. Quindi a quel punto si fa il cambio di ragno e deve crescerne un altro. Cioè nuove tecniche di sopravvivenza per il fuoco. Cos'è una paglietta? Paglietta di ferro che brucia a buona temperatura. Ah, quindi accende. È decente. Fa da. Sì. Da. Poi piano piano dice, toccare, accenditore. Sì, da. Sì. Sì, però. E va poi alla fine lo aperta un po'. Dietro per sedile. Oh,
se preferisci questo è più sottile, non so se magari gli dà più uguale. Però nessuna capretta è stata maltrattata. Lo scrivo all'inizio del video: nessuna capretta è stata maltrattata. Ha preso? Vedo del rosso, eh. Eh sì, ma non è tutto rosso con quello. C'è anche da dire che non è tutta. Basta che non lo prendi tutto. C'era, quindi non lo so. Siamo saliti, ma non c'era la neve. Questa carta è già più promettente. Un accendino. Forse ce l'abbiamo fatta. Non parlare. L'ha detto troppo presto. Comunque, cade una goccia di pioggia. Cioè, ho fatto clip, ma non così tanto. La batteria è già al 20%. Chiaramente vero. Non ci sono gli animalisti delle piante. No. Forse per quelle tipo che rischiano di estinguersi. Ma le piante non provano dolore? No. In realtà sì, però. E allora è strano che non ci siano gli animalisti delle piante, i piantisti. È un dolore molto diverso da quello. Vabbè, no, ci sono i frutta affariati. Sì, no, ma dicevo animalisti nel senso che difendono dopo le piante. Perché non hanno... Che provano dolore. Double. Minchiare il braccio. Vedi che scrolla giù tutto, fine. Qui abbiamo una tazza. È una tazza? Una piadina un sacrificio. Io ti passo davanti. Un Marco ha salvato. Sempre salvo. Ma perché dove mi metto io? Madonna, è bastardo. Che ne fa? Ditemi di prossima volta vi porto un paio di occhialini tipo quelli subacquei. Subacquei, ma che subacquei? Solo che ritorna duro finché. Chi vuole assaggiare? Marco, c'hai il casco integrale? No. Guarda che funziona. Quindi stiamo preparando un tè. Riuscirà Marco a farsi il tè con quella tazza? Da questo lato non arriva fumo. Riusciranno True Luigi, anzi True Erika, a prendere altro formaggio? Vediamo nella prossima puntata. Scopriamo subito. Arriva rivale. Ma ha fatto un suono. Sì, ha fatto. No, era il fuoco, non era questo. Era il legno. Sì. Perdonami, userò la mano, ma niente, non lo voglio più. Anche lì io lo voglio. Grazie. Che buono. Non è neanche tanto salato. E invece banana. Butti in the brace, in teoria la brace dovrebbe essere tipo di così. E? Si può. Ah, ma tipo dopo là sotto tantissimo. Quanto? Tutta l'acqua che ha dentro. Madonna, sto fumo maledetto. Non ti vogliamo. Ci devo. Ti aiuto. Lascia la penna. Me l'ero già dimenticata io la banana. Chi vuole? Può essere anche più cotta di così. Sta parte è proprio cruda. Adesso da fuoco, ma ho nel fumo. Però rimetti la
non lo so, lui non mi... Più che altro la posata. Marco, come procede la tisana? Quindi adesso ho messo il cosino, cerco di rimetterlo su questo. Ci siamo, ci siamo. Oh, che bello. Stavo aspettando solo questo io. Vediamo se adesso si è fusa totalmente. Oh. Perfetto. Ha funzionato, non pensavo. Quanta fatica per una tisana. Sì, sì, è proprio perché. C'è un grand'angolo, quindi per prendersi da vicino devo arrivare molto vicino. Brucia. Dal fumo sembra che bruci veramente tanto. Quindi il profumo è un fumo professional. Ah, allora. No, è profumo. Siamo sulla via del ritorno. Ma che rumori strani che fa. Ma non si spaventa, porca troia. Ci spaventiamo noi. Che cos'è? È perché ha degli insettini lì che lo mangiano. Ah, oddio. L'ho trovato già ribaltato. Tipo che... Ah, normale. È come gli altri che abbiamo visto, però. Ah, dopo essere stati morsi dalle anatre barra cavolo erano oche. Io assolutamente non sono stato morso. No, no. Siamo un attimo qua in un momento di pausa. È pieno di rani e uno si è già messo su. Ma là, qua, secondo me avremmo fatto meglio a fare il gioco di sosa. Ed ecco, grazie per avermi lavato. Ed ecco papà castoro alle prese con le dighe. Il giro, non ho ben capito perché. Ah, per digare in modo più preciso. Vai! No, speravo in un lancio incredibile. Ah, qua sono gli ingegneri all'opera, quindi... Intanto è andato via il sole, c'è una nuvoletta. Ma se noi ci buttiamo quel coso nella colonna di fornitura, penso che so, potremmo provare. Prova a mettere un dito, vedi che succede. Bleh. Che piragna.
cosiddetti? Ragni? Visto, no? Piragna, non piragni. Sono anche tutte sotto, ovviamente, tutte lì. E beh, il formicaio è solo sotto. Non so se mi ci sta in macchina, però... Beh, magari è più comodo del mio. Lo metti sui sedili e le persone si siedono sul divano seduto sui sedili. Sì, ci sono, lo stanno partendo. Magari loro ci potremmo andare dietro. C'è un Marco selvatico laggiù. Ebbene, sono appena arrivato a casa, adesso salgo su. Quindi spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, finalmente un vlog degno di questo nome, e niente, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao.